Seguo, Mi segui, sarà meglio che vai avanti. E io in discesa, cacchio, sono veramente incapace, eh. Va bene, iniziamo la discesa del Prakaban. Io speravo che ci fosse una bella strada forestale, invece iniziamo con sti cosi qua. Ma va bene. Andiamo giù a sinistra a prendere il sentiero. Eccolo lì, vedi? Però qua di nuovo è il rompicollo. Allora, tentiamo andare a riprendere il sentiero andando giù dal prato. Io una volta ci ho lasciato due polsi e un mio amico la clavicola nella stessa caduta che eravamo giù da un prato. Ora vediamo che succede. Se cosa ci lasciamo stavolta. Allora, pietraia, discesa. Lasciamo scorrere. Lasciamola scorrere. Scorre, scorre, scorre! Scorre, scorre! Pietraia, pietraia! Allora, da lì dovremmo andare a destra. Dice campo ligure giù. Destra, destra, di qua, di qua. Oh, oh, oh. Giù di qua il sentiero. A destra di qua. Allora, raga, visto che non siamo sicuri dove si scende dal Prakaban e soprattutto dove si prende la strada forestale, ritorniamo indietro per la stessa strada, che è un casino qua in cima, poi dopo è bella. Risaliamo alle capanne di Marcarolo e, sperando che non sia troppo distante ed avere ancora poi batteria, andiamo a farci la cirimilla. Poi da Lerma ce la facciamo su asfalto fino a Masone, sperando di avere la batteria un'altra volta. Ok, e via alla grande. Il pesco è scatenato in discesa, eh?
lascia scorrere, lascia scorrere. Oh, non fa mai casino di freni tu al Bragabà. Scorre, scorre. Bellissimo, bellissimo. Eccolo lì davanti con il suo stile inconfondibile. Più che lo stile, direi la silhouette inconfondibile del classico ciclista. Quei 128 kg su quella povera bici, però nelle felci dice la sua, il pesco, un uomo da felci o felce, felci. Ragazzi, sto pezzo che bello! Grande discesa. Alle. Sulle bici ci sediamo. Vai, vai, ora c'è il salitone. Eh? E tra un po' lo becchiamo.